E allora andiamo proprio a parlare di filosofia delle stelle con il filosofo e saggista Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Eccolo qua, aspetta, forse l'abbiamo perso, si trova in un punto in cui prende molto poco, vediamo se lo recuperiamo. Intanto io vi racconto che sarà a Civitanova Marche proprio domani. Filosofia e stelle hanno sempre avuto, no, un rapporto, niente, lo abbiamo perso, ma proviamo a recuperarlo in diretta, perché questo è il bello della diretta, la diretta che ovviamente potete esperire in tutto il centro Italia. Diego, ci sei? Eccolo qua. Esperire in tutto il centro Italia in FM dalla Romagna al Gargano, in TV sul 76 e da tutto il mondo su radiolinea.it. Anche dove non prende, la app c'è, perché basta scaricarsela scrivendo Radiolinea, Skyline e 708090. Avete tutto quello che volete a disposizione. Dove volete, quando volete. Eccolo qua, Diego Fusaro. Eccoci qui, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Dicevamo, filosofia e stelle, qual è il rapporto? Ma direi che è un rapporto collaudatissimo, reso celebre dalla definizione di Kant quando disse che aveva dentro di sé la legge morale, sopra di sé il cielo stellato, a significare, come dire, lo stupore, la meraviglia, la grandezza delle cose che sono e che è il fulcro stesso della filosofia. Del resto la filosofia nasce di fronte alla meraviglia, allo stupore per la grandezza del tutto e di cui il cielo stellato offre la più plastica raffigurazione. Poi la filosofia nasce anche con Talete, che per guardare il cielo stellato cade nel pozzo e viene deriso dalla sua servetta di Tracia. Ecco, quindi un rapporto collaudatissimo tra filosofia e cielo stellato, e nella serata di domani sarà una buona occasione per riflettere anche su questo. Il filosofo, no, anche popolarmente con la testa tra le nuvole, possiamo dire, in un certo senso. Lo abbiamo perso, no? Non credo che sia stato. No, ci sono, ci sono. Ecco. Sì. No, dicevamo il filosofo con la testa tra le nuvole. Come Talete, anch'io ero caduto nel pozzo. Sembrava così. Invece no, è proprio così. È il paradigma del filosofo che per guardare le cose alte perde di vista la quotidianità e viene poi deriso. Ecco, è l'immagine perfetta della filosofia, però se non guardiamo alle cose alte forse non ci nobilitiamo appieno. Esatto. E a proposito quindi di domani 10 agosto, in cui avremo il culmine delle Perseidi nel cielo, quindi delle stelle cadenti, potremo esprimere un sacco di desideri a proposito. Ecco, dove ti troviamo, Diego? Sì, sarò domani sera a Civitanova Marche da American Graffiti dalle ore 18:30, 19 in poi, per una serata proprio conviviale su filosofia e cielo stellato. Ragioneremo sull'importanza delle stelle, quindi vi aspetto domani 10 agosto ad American Graffiti di Civitanova Marche dalle 18:30 in poi per una bella serata su filosofia e stelle. Grazie mille, Diego Fusaro. Grazie a voi, un caro saluto da Diego Fusaro. Radio Linea numero 1.